La mia anima ha fame, divago, affamata in questo mondo. Sono uscita a divorare, ho abbandonato questo corpo. La mia anima è in viaggio, ha annullato ogni sentimento per sollevare in alto cielo, dimenticando ogni pentimento. La mia anima affamata non vuole carne, è già sazia, divoratrice, chiede altro, giustificando la corazza. La mia anima vuole sapere chi ha ragione e chi ha torto. Non è desiderare per saziare, non vuole ritornare al suo corpo. Divago io così, in questo mondo, come divagherei in qualcun altro. Incontro un Dio tenebroso che mi regala il suo frutto per non lasciare affamata la mia anima malata. Rifiuto io questo dono per chiedere gli altri ancora. Trasforma tu i fulmini in pioggia e in eternità un Cristo morto. La mia anima sta male in questo mondo un po' noioso. È riuscita a liberarsi del suo Dio tenebroso. Incontro poi, nel mio viaggio, il frutto di un altro Dio che mi racconta altre storie, perché in realtà vuole il mio. Quaranta fragole dal cielo, 40 giorni di viaggio, 40 notti di delirio, 40 le anime che assaggi, 40 anime uscite da questo corpo radioso, 40 anime entrate in questo corpo glorioso. La mia anima in viaggio ha già abbandonato il suo corpo. È tardi e non più così importante chi ha ragione e chi ha torto.